In questo video. Ho già perso la pazienza, me ne vado. Basta. Attenzione amici, a meno di 55.000 euro. Hanno fatto una bocchetta della bocchetta con il buco che se ti lavi l'acqua va a finirla dentro. Non si chiude per qualche motivo, a noi sconosciuto. Ma io dico, ma la gente, ma che c***o di problemi ha? A dimostrazione che sta cominciando a cambiare qualcosina, perché si stanno accorgendo che questi veicoli cominciano ad essere un po' troppo spesso nei parcheggi dei concessionari. Quindi stiamo cominciando a vedere, diciamo, una certa flessibilità nelle scontistiche. Il 640 buttato fuori a 75.000 euro scontato, una volta era 80.000 euro. A mio modo di vedere, l'interno sembra esattamente quello dell'anno scorso. Guardiamo se ci saltano fuori. Bravi, bravi, l'ho fatta al posto mio. Oh, che bello, guarda. Quanto durerà? Ma poco, vero? Molto poco, visto che Ci fai i vedremo in commenti. Beh, diciamo che sono commenti più che logici, dai, cosa dici? È vero? Sì, molto. Bello, bello, eh? Come l'anno scorso, comunque, dai. Andiamo a vedere il bagno, com'è? Vai. Dai, andiamo a vedere il bagnetto, via. Bagnetto, fa vedere. Eh sì, questo qui fa così. Questo giochino qua, esatto, vedete? Bello, bel lavabo. Bel sistema, dai, ci sta, carino. Abbastanza spazioso, un bel lavandino, un bello specchio, sportelli. Insomma, dai, bagnetto non indifferente. L'unica cosa che non mi piacciono molto sono queste tende, ma vabbè, lo stesso, non si può fare altrimenti. E il letto del 640 è classico letto della Madonna, dei bei vetroni, bello areato, sopra, sotto, di fianco, sinistra, guardate che bei mobili. Ma qua non ti sbagli mica di sicuro, eh. Eh sì, non male, non male. Quest'anno costa meno questo camper. Questo camper qua che vedete costa 5.000 euro in meno rispetto all'anno scorso. Questo sta a significare che i tempi stanno cominciando leggermente a cambiare. Un altro esempio dei tempi che stanno cambiando, guardate qui, 75.000 euro. Promo salone del camper, 69.000 euro. 6.000 euro in meno. E abbiamo un 6,40, ok? Andiamo a vedere gli interni. No, potete star dentro, tanto io Prego, prego, prego. ascolto i commenti. Prego, prego, se volete entrare. Dietro la doccia lì hanno fatto una bocchetta della bocchetta con il buco che se ti lavi l'acqua va a finirla dentro. Ah, sì? Sì, guarda. Però per il resto è È eccezionale. carino. Dietro è perfetto. Apri la doccia, quando apri la doccia che fai la doccia. Eh sì, qua l'acqua entra. Se tu guardi lì, metti dentro la mano lì, vedi che c'è legno lì. Eh sì. Se tu ti lavi, L'unica scemata che hanno fatto. Si Potevano infiltra farla qua. sopra piuttosto. Si infiltra qua. Sì, anche Facevano perché, sopra cazzo, lì. facevi il blò sopra. Anche solo qua. Certo. Anche solo qui. In modo che non entrava. L'acqua non entrava. Comunque, in ogni caso, ce l'hai lì lo blò, vedi lì. Lì c'è Sì, già uno lì, quello. sì. C'è quello lì. Potresti anche centrarlo meglio Fai a meno. eviti Fai a di quella meno. cazzata lì. Eh sì, anche perché qui col tempo dopo si infiltra, dai. Però è filtra l'acqua. Te ti Questa è un po' lavi. una Però per il stupidaggine. resto è un bel Però il sistema letto e tavolo È diverso dagli sempre caldo. altri, dai. Sì. È diverso dagli altri. Anche qui abbiamo il separé. Con un bel lavabo. Un bel gabinetto. Guardate che bellino. Con la disposizione che mi piace tantissimo, quella americana. Salottino, guardate che bello. Con il letto che viene giù e che fa anche da gavone, tra l'altro, comodissimo. Vari sportelli, un po' dappertutto. Un bel frigorifero, guardate che bello. Con anche il congelatore, sì, molto bello. Peccato per quella cosa qua del bagno. Sto finestrello proprio non ha alcun senso. E anche questo camper quest'anno è scontato e viene via esattamente a 6.000 euro in meno rispetto all'anno scorso. Guardate che bel 4x4 base Ford, bel gavone. Letto a ribaltina, GPL, una bella livrea anche. Mi piacciono molto i Ford 4x4. Mi piacciono veramente tanto. E quest'anno ce ne sono veramente un botto. Ce n'è veramente tanti. Di questi 550 Ford 4x4 da 130 cavalli, in opzione anche 165. Una soluzione a 81.000 euro, ma scontato, come vedete, a 75.000 euro. E qui abbiamo un mezzo 4x4, però attenzione, ok? Promo camper 6.000 euro in meno. Non è il primo che vediamo, vero o no? Abbiamo una bella dinettina col tavolo che si direziona per quattro persone. Sistema cucina con il solito piatto che ci piace tanto con scarico integrato. Letto è un 540, non possiamo pretendere di più. Ho visto letti peggiori sui 540, a dir la verità.
abbiamo tanti bei sportellini e un bagno che tutto sommato non è malvagio. Abbiamo il cesso che ovviamente rimane lì, è un po' nei piedi, ma ripeto, abbiamo un 5,40. Quindi le dimensioni sono quelle che sono e con quelle che abbiamo dobbiamo fare, ok? Bei ganci, belli robusti, e abbiamo questa portella che si chiude in questa maniera qua, ok? Punto luce, non indifferente. Cioè, non è malvagio, non è malvagio. Sportelli servo assistiti, non è male. Non è assolutamente male, vi dirò. Sembra che costi tanto, ma credetemi, per un mezzo 4x4 non è così tanto. Anni fa esisteva un mezzo davvero interessante che costava meno di 45.000 euro e ti portava praticamente in giro con un van allestito, finito di tutto, semplicissimo. Stiamo parlando di Roadcar, ok? Ora, se andate a vedere i prezzi di listino di questi mezzi, sono aumentati in maniera sconsiderata. Allora, andiamo a capire se questo aumento è giustificato magari da un aumento di qualità, sia dei materiali interni, ma anche degli allestimenti. Ad esempio, un 540 anni fa era capace magari di costare sui 45-46.000 euro, 59.000. Ora siamo a 52.000 e questo è il mezzo che si presenta esattamente come gli anni scorsi, né di più né di meno. Magari qualche sportello in più, vediamo, qualche cosina in più, andiamo a vedere il bagno. Carino il bagno, non è male, eh? Questi mezzi una volta costavano molto meno, costavano sui 48.000 euro, quasi 50.000, ok? Quelli accessoriati. Qui la dinette non è proprio comodissima, ma è un 540, quindi non si può pretendere. E la cucina c'è una buona base di lavoro con frigorifero all'entrata. Tant'è però che il costo è questo. Questo fa capire che sono cambiati i tempi. Knaus, 70.000 euro. Knaus è come gli anni scorsi, ragazzi, non cambia niente. Solita disposizione dinette, solito bagno, basta andare a vedere un qualsiasi video degli anni passati con Knaus e vedete la stessa identica cosa, ok? Però col prezzo differente. Sono fermato a fare due chiacchiere con una responsabile Knaus. Peccato che non ho tenuto il microfono acceso perché è stata simpatica. Mi ha fermato dicendomi dai, dai, porta un po' di positività, tutti scontenti, tutti incazzati. E hanno ragione, eh? E ha detto così, proprio hanno ragione. Però cosa ci facciamo? Se uno viene qua al salone del camper ci viene per andare a comprare, vuol dire che c'hai i soldi, altrimenti non ci verrebbe mica, no? A vedere tutti i vari camper che ci sono in giro. La signora ha ragione, il problema però è la fantasia che viene a mancare, no? Quindi la difficoltà di presentare sempre modelli un po' differenti dagli altri, questo si intravede e si intravede anche quest'anno in sostanza. È stata una chiacchierata simpatica, peccato che non ho tenuto aperto il microfono perché c'era da farsi due risate. Cazzo che bei cerchi, guarda che bei cerchi, porca vacca, guarda che belli. Arriveranno a casa mia dei cerchi così prima o poi, eh sì. Guardate questa soluzione interessante, andiamo a vedere il posteriore, un bel lettone, fa vedere praticamente come funzionano i letti a cinghia che viene giù. Guardate che bell'area da poter caricare eventualmente anche del mobili, mobilio, roba del genere. Casse posteriori, tra l'altro. Andiamo a vedere questo van, che sembra molto carino. Autoroen, andiamo a vedere. Ah, ma tu sei quello che... Sono quello che gira ciao. Gadaie, o no, super... le volevo caricare qui dentro, eh. Qua ci stanno, comunque. Qua ci stanno. Batteria litio. Però non dicono il prezzo. Andiamo a vedere. Perché è tutto molto bello, eh. Ma qui di prezzi non ce n'è. Vabbè, dai, regalato. È in omaggio. Sei venuto a Parma, vedi, adesso puoi tornare indietro con un van nuovo. Perfetto. Oh, ciao. No, ciao. Ciao, ciao. Non ci sono i prezzi qua. Comunque, il van è questo. Ecco. Sto male. Ma io dico, ma la gente, ma che c***o di problemi ha? Vedono che c'è qualcuno in camper, no? Voglio dire, ma cosa ti costa aspettare 2 minuti e quindi aspettare il tuo turno? Perché stare in 4 dentro un camper? C'è scritto di entrare 1 alla volta, 2 alla volta. C***o, rispetta sta cosa qua, no? Rispettala. Perché essere così maleducati? Io veramente non la capisco sta roba. Ci sono in 18 dentro, cioè lì ne vedete 2, altrettanti 4 nel posteriore. Mi rifiuto ad andare a guardare. Insopportabile questa situazione, veramente. Scusatemi, però non riesco. Che pazienza. Abbiamo Fond Vendôme a meno di 70.000 euro. Allora, subito una cosa che non mi piace sono questi fornelli. Sì, sono tanto belli, fighi, però non c'è nessun bordo di riparo. Dovesse rovesciarsi qualcosa, qui sono veramente guai. Bello, eh? Però guardate quanto si sporca. Tutte le volte devi stare a pulire perché sennò si vedono le ditate, lo sporco, l'unto. Lavabo bello grande, figo, bello grande, un bel rubinetto.
ma questa cosa qui non mi piace. Non mi piace perché non c'è nessun bordo e si rischia veramente di fare dei pocci in pendenza. Qua siamo a bordo di un 540, bagnetto è quello che è, né di più né di meno, non si può pretendere, le dimensioni sono queste, come le dimensioni anche del letto. Tanti bei sportelli, sportellini, sportelletti, un bello specchio frontale, ciao matte. Stiamo parlando di un 540, raga, un 540 a 70.000 euro. Comincia a essere un po' impegnativo, Andiamo a vedere la variante invece da 6 metri. Costa uguale, e già qua ti fa capire perché. Perché 5,40 costa uguale a 6 metri. Per quale motivo? E non sto scherzando. Cioè, 69.000 euro, stessa identica vettura, ma qui abbiamo 6 metri. Stessa disposizione con bagno più largo, ma allo stesso prezzo. Ma per quale motivo? Perché far pagare di più il 5,40 piuttosto che il 6 metri? Stessa disposizione che non mi piace dei fornelli. Tanto fighi, tanto belli, ma tanto, tanto scomodi. Abbiamo un bel frigo, grande, come si deve. Abbiamo un letto un po' più largo. E il bagno. Bagno con il suo separé. Separé che non voglio rompere. Magnetico, ok, perfetto. Bella soluzione. Divide il cesso così evitate di bagnarlo. E qua si appende il doccino per farsi la doccia. L'unico problema è che queste chiusure qua, mentre vai, mentre viaggi, vibrano a manetta, Quindi tanto spartane, però, e la qualità è quella che è. Quindi mentre si viaggia qui il rumore sicuramente si fa sentire. Comunque, questa è la soluzione 6 metri di Font Vendôme. Tra le proposte low cost degli anni passati, oltre a Rodcar c'era anche Etrusco, che presentava dei mezzi che erano interessanti e costavano meno di 50.000 euro. Adesso andiamo a vedere cos'è cambiato nel tempo, perché anche qui ci sono delle differenze abbastanza importanti. Super offerta! Andiamo a vedere qual è la super offerta. 69.000 euro. Camper da 6 metri, Prego, prego, spingiamo la folla dentro. Vedo che va molto la disposizione del frigorifero all'entrata, per non star nei piedi all'apertura ovviamente del bagno, che in questo caso però ha la porta a scorrimento. Abbiamo un cassettone che esce fuori da sotto la dinette, un tavolo più grande rispetto agli altri, un bel piano di lavoro, bello, fornello che mi piace tantissimo questo, con il ripiano integrato, in modo che così se si rovescia la roba non facciamo danni, tanti bei cassetti, cassetti, cassettini, cassettoni, non vibra, molto bene, questo è fatto molto bene, questo separè. Abbiamo due belle finestre per cambiare aria, sportelli nelle parti laterali, appendini di un certo calibro, di una certa robustezza. Mi piace, qua cominciamo ad avere veramente un buon tatto nel scegliere i materiali, qua il solito sistema che abbiamo visto prima della doccia, che si richiude in maniera molto pratica, e non abbiamo il finestrone, che significa zero infiltrazioni, ok? Perché quel sistema che abbiamo visto prima può essere veramente pericoloso nel corso del tempo. L'oblò ce l'abbiamo qua sopra. Tanto spazio nel farsi la doccia. Prego, prego. Cioè, perché dico prego, prego, e nessuno prega. Miscredenti. Anche qui sono aumentati i prezzi. Etrusco erano di quei van, o comunque di quelle proposte, che era tipo low cost. Riuscivi bene o male con una spesa X a raggiungere il sogno di comprarti un van. Ho notato una tendenza ormai dal 2023 arrivare a oggi, che tutti i camper di bassa gamma sono aumentati in maniera spropositata, mentre che invece tutti quelli di alta gamma sono rimasti più o meno alla stessa identica cifra. Questa cosa si vede anche quest'anno. Attenzione, ci presenta il nuovo layout 2025. Udite, udite, andiamo a vedere se veramente è nuovo. Al prezzo di, oppala, 66.000 euro. Andiamo a vedere questo 6 metri. Disposizione frigo all'entrata. Tavolo conosciamo già che si può dividere. Oh, bello questo, Guarda che bello, guarda quanto spazio che c'è qui sotto, letto che si alza, vano di carico per moto, eventualmente biciclette, monopattini, tutto quello che ha due ruote. Qui sono bravi, e sì, devo dirlo, io ho un altro tipo, ho sempre il furgonato, che tu hai biciclette e tu hai... Sì, questa è l'idea giusta per chi deve caricare la roba. È giustissimo. Non ce l'hai fuori. Ce l'hai qua. E nel frattempo te puoi dormire, vai sopra. Vabbè, anche perché la bicicletta è meno di qua, tu sei qui, c'è una scaletta, vai su e puoi dormire tranquillamente. Qui abbiamo invece, un momento, qua come cazzo si apre così, cioè si apre al contrario, questa non l'ho capita, è abbastanza scomodo, cioè, fammi capire. Davvero? Ma veramente? Forse perché c'è il letto qua, ok? Quindi hanno detto apriamo di qui, solo che ci sbatti contro. Va.
questa cosa non mi piace molto. Questa porta qua è comoda, sono andata ad aprire e da chiudere? Secondo me no, perché loro si mettevano la classica portina, quella certo, a scorrimento, certo. Perché se siamo in due... Non c'è molto spazio nel bagno, siamo in un 6 metri. Qui hanno messo un riparo per eventuali infiltrazioni, in realtà bastava mettere un oblò superiore e non laterale, e qui abbiamo il lavabo, abbastanza spazioso, non so quanto possa resistere questa cosa nel corso degli anni, ma questo è quanto. Se noi facciamo così, io riesco a lavarmi, il problema è, dal mio punto di vista, è che è molto basso, quando tu apri questo con l'acqua, sì, tutta l'acqua ti viene fuori, certo. E quello è... L'idea è buona, però secondo me... Non è molto pratica, dici? Un pochino meno. Bella la soluzione posteriore, mi piace molto. Il resto, bagno compreso, non tanto un granché. Questa soluzione qui è scomodissima, non si riesce a chiudere bene la porta. Sinceramente non mi piace. Poi come si chiude? Non si chiude. La mia avventura con i camper C è finita qua. Complimenti per i tuoi. Grazie. Per i tuoi. Grazie. Perché ti ho già visto ieri che eri qua. Sì, sì. Ma sei anche dimagrito un po'. Sì, davvero? Sì. Non so se prenderlo come un complimento o no. Adesso vediamo. Complimento. Ciao, grazie. Ciao, buon lavoro. Attenzione. Qui abbiamo un mezzo che costa meno di 55.000 euro. 53.000 euro. E questo è un 6 metri. Attenzione, amici. A meno di 55.000 euro, è la prima volta che vedo un prezzo del genere su un van a 6 metri. Andiamo a vedere perché costa così e cosa presenta. Letto a castello, ok, con molto spazio sotto, quindi veicolo adatto per eventualmente chi ha un figlio. Andiamo a vedere all'interno, bella la rifinitura, abbiamo l'immancabile mensolina per mangiare e far da mangiare, una bella dinette, non tanto piccola, alla fine è grande come tante altre più o meno, lavabo immancabile con integrato il fornello, tanti bei cassetti di una certa grandezza, servo assistiti, con gancio, perfetto, un bel frigorifero, tanti bei sportelli armadietti che si illuminano anche, guardate che bellino, ma sapete che alla fine non è male, bagno, oh che bel bagno, sì vabbè a parte questa roba qui ma chi se ne frega, però bel bagno, un bel bagnetto, guardate che bel bagnetto semplice, un bello specchio, un bel lavabo abbastanza grande, distante dal gabinetto, i gabinetti che ci piacciono a noi sono questi, ma soprattutto un bel piatto doccia, bello largo e raga, tutto questo a meno di 55.000 euro. Ha presentato una soluzione più o meno come le altre, però con un bagno che guarda alla praticità. Il finestrone è ben saldato al telaio e quindi infiltrazioni non ce ne possono essere. È tutto a tenuta stagna, come vedete, a differenza di tante altre soluzioni. Qui abbiamo guarnizione siliconata a tenuta, ok? Bello, 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 bello. Sì, ci piace. Tra l'altro bello spazioso anche qui nel corridoio, meno di 55.000 euro. Abbiamo i vari touch, un bello sportellone unico che si apre, servocomando, si aggancia? Sì, perfetto, si aggancia, vabbè, vibra un pochettino ma chi se ne frega, tanto adesso trovare qualcosa che non vibri qui dentro è impossibile, ma sapete che non è per niente male. Cioè, incredibilmente la soluzione migliore fino adesso a un costo non esagerato l'ha trovata Rimor, impensabile davvero. Ma va? Ma che roba? Ma che bel tavolozzo che viene fuori. Allora, salottino. Tac. E si lavora in cucina. Si lavora in cucina. Giri, ribaltella. Tac. Eccolo qua. Tac. E si mangia in quattro comodi. E poi diventa letto. Ma che roba? Ma che roba? Le. Vamo là. Buonanotte. Un lavabo vero, con un rubinetto vero. Guardate che spettacolo qua sotto. Come deve essere bello dormire sul bambù. Il lavabo però è bello grande. Cazzo, sembra il lavabo di casa mia.